Uomini e donne, arriva una scelta che lascia tutti interdetti da parte di Gemma Galgani. Torna la seconda puntata settimanale di Uomini e donne oggi 3 dicembre, se non la seconda parte del Trono Over dopo la puntata di ieri, video. La puntata è finita proprio con Angela che ha iniziato a leggere una lettera verso più persone ed oggi il dating show più seguito d'Italia riprenderà proprio da questo punto. Inutile dire che diverse critiche arriveranno addosso alla donna, in particolare modo dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che continueranno ad additarla come una persona calcolatrice e affibbiandole il nome di donna bancomat. Diretta puntata del 4 dicembre. "1503 chiarite, o almeno provato a chiarire, la situazione di Angela, è il momento di Armando". Un filmato riassume la situazione tra il cavaliere ed Ursula. Quest'ultima, infatti, decide di accettare il corteggiamento di Sossio ed interrompere dunque la conoscenza iniziata da poco con Armando. 14.55 Angela passa a Romano. Per lui si è acquistato delle gonne, ha esaudito alcune sue richieste, ha rinunciato per lui alla conoscenza di un altro uomo, solo che lei avrebbe voluto che lui la corteggiava maggiormente. 14.50 Continua la discussione tra Raffaele ed Angela. La donna lo accusa di avere una casa piena di oggetti e sporca a causa dei gatti che vivono in casa. Raffaele difende il suo modo di vivere, facendo un inevitabile confronto con quello che è lo stile della donna. 14.45 Inizia subito la puntata. Un video riassume dove siamo rimasti alla fine della puntata di ieri con Angela che ha intenzione di parlare mediante una lettera. Gemma Galgani ritorna sui suoi passi e sceglie Rocco. Gemma Galgani, nella puntata precedente, video, è apparsa a tutti i telespettatori convinta e determinata della sua decisione, nonostante apparentemente abbia chiesto di volere del tempo per pensarci. La dama torinese, infatti, è rimasta delusa da troppi atteggiamenti altalenanti di Paolo da volerci definitivamente chiudere. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il viaggio a Barcellona che inizialmente l'uomo ha voluto regalare ad Angela, regalo poi ritirato ed offerto a Gemma. La donna stessa si è sentita un ripiego e a maggior ragione si è sentita denigrata. E per questo, rifiutando anche il mazzo di rose ricevuto in studio, ha deciso di troncare con Paolo. Rocco, invece, ha voluto ufficializzare la sua indipendenza emotiva dalla Galgani. Ma a quanto pare nell'aria si respira già profumo di minestra riscaldata. Già ieri evidenti sono stati i sorrisi che Gemma ha rivolto all'uomo. Il primo a notarlo è stato Gianni Sperti, nonostante la donna negasse un cambio così evidente nei suoi atteggiamenti.